Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati per vedere i migliori di questa ultima guerra dei primi di giugno, diciamo la seconda, quasi seconda settimana di giugno, comunque inizio estate. Allora, ecco, finalmente sono arrivati i premi, si sono fatti aspettare quasi circa 2 orette, se non di più, 2 orette e qualcosa. Comunque, complimenti a tutti, andiamo a vedere questi. Questi migliori giocatori nelle prime 10 fazioni che si sono classificate nelle prime 10, la prima top 10. Intanto andiamo a fare i complimenti ai Porno, ai The Warriors, ai Knight che si sono piazzati nella top 3. La top 3. Allora, intanto andiamo a riscuotere il premio. Abbiamo qui Monica che sono veramente contento di questo personaggio perché Indomito comunque è un'abilità che non vedo spesso, ma a me piace parecchio anche perché è un tiratore e ha l'abilità nuova che sempre un giorno potenzierò e farò e la troverete nella mia difesa, molto probabilmente la proverò, poi bisogna sempre vedere com'è. Comunque vado a riscuotere il premio, ma che non dà, eccolo. Eccola qui, ragazzi, sempre cassa equipaggiamento dove non ti darà mai un walkie-talkie, una borsa in queste casse. Lo andiamo a riscuotere, andiamo anche a controllare che ce l'abbia dato, perché sapete che Scopelli fa un po' come gli pare, no? A volte salta, dove stanno? Eccola qui, Monica. No, ho aperto Ivanova. Eccola qua, Monica ce l'ha data, perfetto. Vediamo l'icona com'è. Un po' zoccoletta. Vabbè, comunque, detta la cazzata del momento. Saluto Valery, che così mi ha detto di salutare. Saluta. Quindi saluto Valery e saluto tutti gli altri, ma senza perdere abbastanza altro tempo. No, abbastanza altro tempo. Andiamo subito a vedere la guerra. Quindi cambiamo, eccola qui, guerra totale. Abbiamo un resoconto, sì, dovremmo stare su per giù, dovrebbe essere questa. 2.691, sì, ci stavano a 500.000, 2.111, 1.900, quasi 2 milioni gli Unite. Sì, dovrebbe essere questa. Andiamo intanto a guardarci le prime 10. Eccolo qui, ci fermiamo a West Central Prison. Mi dispiace per fazione italiana, casa Stark e tutte l'altra a seguito, che alcune di queste sono state anche in top 10 a volte. Detto questo, passiamo subito alla mia fazione che arriva da prima. Bravi ragazzi, complimenti. E andiamo a vedere chi ha fatto sopra i 100. E andiamo subito a segnalare Poli. E salutami Pask, e bravo, 124.000 punti. Poli Queen lo andiamo a scrivere, ok. Conte Mastino 208, il nostro generale. Secondo me attualmente lo rende uno dei migliori giocatori dei Porno, ovviamente, perché essendo anche generale resiste. Insieme a Deg e a BQ sono i tre nostri generali, insomma, più noti. E complimenti, complimenti davvero a questi personaggi. Allora, quindi complimenti a Conte 208. Penso che questo 208 Conte si vada a piazzare. Intanto lo saluto, che comunque mi segue, e lo ringrazio. Chagas, anche lui questa volta ha superato i 100.000, 124.000. Bravo. Claudiano 103, complimenti. Abbiamo giocato, ecco qui, anche BQ 223.660, ragazzi, sono parecchi punti, hanno giocato, veramente hanno giocato, perché anche comunque il livello si è alzato parecchio del gioco, quindi ovviamente fare sempre più punti diventa sempre più difficile, quindi posso dire, chi fa tanti punti, ragazzi, c'è comunque da tenerlo noto, ecco perché voglio fare questa cosa dei 100.000. Ma andiamo oltre. C'è anche un Freddy, auguri Twix, quindi faccio anche gli auguri a Twix visto che è il suo compleanno. 122.000, bravo Freddy. Poi abbiamo un Dottor Sid, che sono io, 118, ma per fare questi 100.000 punti, ragazzi, ho dovuto non dormire.
Anche perché sapete, sto in Australia, fuso orario e cazzi e mazzi. È veramente difficile per me riprendere lo standard che avevo in Italia degli oltre 200.000. Complimenti Slim, ha un po' decelerato perché comunque stando anche primo in una mia, nella prima classifica che ho fatto nel video, comunque però si è tenuto sempre nella sua media di giocatore pro a 113. Abbiamo anche un Despa Mike che è un nuovo entrato e lo saluto e complimenti, 165.000 ha giocato e si è trovato anche bene, anche lui c'è stato. È stato molto governatore in questa guerra contro di noi, cioè con noi. È stato anche lui governatore, si lamentava a volte, ma era anche contento perché diceva finalmente non sono governatore. Andiamo a salutare anche Deg, un altro nostro principale governatore. E lo andiamo a salutare, 113. E poi abbiamo The King. A 177. Ok, complimenti porno. Poi passiamo ai The Warrior. Ah, un'altra cosa non ho detto, apro questa piccola parentesi, visto che questo video lo vedete tutti, mi hanno anche segnalato alcuni video proprio perché scrivevo porno vs qualcuno, che ne so, porno vs Warrior. Mi segnalavano il video dicendo perché scrivevo porno sul titolo. Quindi dalle prossime ore che registrerò scriverò P.brother, quindi saprete che saranno i porno vs qualcun altro. Passiamo ai Warriors. Sara per poco non c'è entrata, 93.000. Abbiamo alcuni zero, non so perché forse non giochino. Poi abbiamo un Fanta, 180.000, complimenti Fanta. Il Toso 117, mi ricordo che mi sono anche schiantato su di te. Un Gu 152, Chris che lo saluto, 171, 800, quasi 172. E credo che sia. Non è il top, c'è un Sergio degli Warrior che è il top, 241.000. E Sergio ha spinto anche un po' più di BQ, quindi credo che questo 241 ce lo segniamo perché Sergio sarà sicuramente in classifica. Anzi, ah, sì, non l'ho detto e lo dico subito, e l'ho detto nella live, ma la dico adesso. Metterò prima che inizi il video, bah, 2 minuti che faccio, no, 2 minuti è troppo, 30 secondi dove faccio vedere la classifica con il mio equipaggio dei più bravi giocatori in questa war. Quindi così, perché allo scorso video mi avete chiesto dove posso vedere l'immagine, ce l'hai solo in copertina, bla 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 bla. Non mi perdo altro in chiacchiere, abbiamo anche un Daenerys T. Vabbè, questo qui, che ogni volta si deve cambiare, deve mettere sto nome strano, un po' mettere una cosa normale. No, però ci piace lo stesso, ha fatto 154.000. Complimenti anche a Dai, lo chiamo Dai da oggi in poi. Poi mi scriverà e mi dirà no, mi chiamo così. Complimenti The Warrior secondo posto, andiamo agli All 90, terzo posto, nonché si sono andati a prendere il personaggio, perché in questa guerra c'erano due personaggi diversi, due personaggi nuovi, diciamo, il primo Monica e la seconda era al terzo posto Mirabelle Gialla, che non è male, a 58 fa la stessa cosa che fa Ezechiele, un po' meno potente, ma potrebbe essere fastidiosa con uno scudo e un leader fatto bene insieme a Ezechiele e Mirabelle, attenzione agli All 90. Entriamo subito e troviamo un Attorianzo che saluto, che ha fatto 115.000 punti. Troviamo un Kemako, un Puttu a zero, non so perché. Puttu, che cosa fai? Non mi segui più? Non giochi più? Comunque, troviamo un Kemako a 157.000, che saluto Fede, assolutamente. Gladio, con due asterischi a 102, ci rientra facilissimo. Fabio, se lo saluto lo stesso, perché comunque so che mi guarda, a però non ha superato i 100. E poi abbiamo un Dre a 113, che mi pare che è stato nella top 10, in quella prima, se non mi sbaglio. E poi abbiamo uno Zio Bad a 151, e penso che per gli all abbiamo finito. Sì, abbiamo finito, perché nessuno ha superato i 100. Comunque, complimenti agli All Night, terzo posto, quasi 2 milioni. Complimenti. Passiamo ai Darksider. Questo
quarti classificati, quindi qui si cambia premio, si parla di gettoni oro, credo, se non mi sbaglio. Andiamo a vedere chi ha superato i 100. Abbiamo un Don a 138, un Richard Parker a 106, un Marcello a 105 e poi abbiamo un Rocco a 129. Questo Rocco se la gioca, lo vado sempre a nominare. E bravi, bravi Darksider Helicopter. Abbiamo i The Black Sheep al quinto posto. Vediamo un po' chi c'è qui. Allora, vedo un paio di 70-80, ma è... Pum, ragazzi, Camp, che mi hanno parlato veramente bene di te, Camp. Non so se continui ancora a seguirmi, comunque mi hanno detto che fai delle recensioni, delle tabelle, diciamo, delle pagelle più che altro sul vostro gruppo dei Black Sheep, dove fanno ammazzare dalle risate. Sono contentissimo perché comunque collegate il divertimento al gioco. Fantastico, bravo Camp 207, sicuro va in classifica. Andiamo a vedere un po', troviamo un Checco Ciao, ma niente. Mr. Dead, Mr. Morte, diciamo anche in italiano, 112, bravo, bravo. E poi abbiamo finito, questo si è venuto a più a poco i punti, ragazzi. 201, vabbè, dai, scherzo, scherzo, non voglio offendere nessuno. Troviamo i Barbari in sesta posizione. Andiamo a vedere, abbiamo un Doom a 102 e lo saluto anche perché mi segue le live, segue un po', quindi lo vado anche a salutare, ci parlo anche in globale. Poi Smoking a 111, complimenti, anzi la live mi pare che ci sono proprio due battaglie contro i barbari. Ah, oh, peccato, peccato, 93, poi andiamo avanti. E niente, è finito. I barbari abbiamo finito. Poi Armata delle Onde o i cosiddetti Ado. Vediamo chi c'è dentro. Ah, questo ci si è quasi avvicinato. Peccato. Eccolo qui, nonno Fabio, grandissimo, 116. C'era entrato, settima posizione per loro. Poi. E niente, finita qui. Passiamo agli Spartan. Che saluto. Poi niente, niente. C'era, no, 90.000, ma niente. Niente. Scusate, ma ho dovuto davvero aspettare sta cosa. Cioè, sono le 7:30 da me di sera. Comunque niente, per Sparta nessun giocatore ha superato i 100, peccato. Comunque bravi ragazzi, ottava posizione, più di 1 milione comunque hanno giocato. Gli MCC, morti che camminano, andiamo a vedere. Abbiamo un 60.000, ma niente. Vediamo un po'. E no, non ci abbiamo niente neanche per i noni classificati. Allora andiamo a vedere l'ultima classificata, il West Central Prison, che entrano nella mia top 10 di fazioni, quindi vado a vedere all'interno i giocatori, vediamo un po' come stanno messi. Ma diciamo queste guerre le avete giocate poco, perché comunque è durata parecchio, ma sono partita alle 3 di notte, quindi un po'. Comunque abbiamo due dei West Central Prison, Jessica VCP 119 e Zanes VCP 176. Bravi, bravi, bravi. E finisce qui. Ok, ragazzi, finisce qui, ma credo che a naso abbia vinto uno dei Warrior. Non vorrei insistere perché mi ricordo questo 240.000. Non mi ricordo di aver visto un superiore a 240. Però, visto che non me li sono scritti e andrò a fare adesso il decoupage, così poi me li segno senza che prolungo il video. Un complimenti davvero a tutti, ragazzi, bravi tutti. E niente, ragazzi, al prossimo video e alla prossima war. E rimanete in vita, che vedevo, rimanete a giocare più che altro perché vedo che sta lasciando a tutti. Un saluto da Cid, ragazzi, al prossimo video.